Bene, ringraziamo molto Massimo Gesti per la sua disponibilità, Grazie a per la voi. sua ospitalità. E non Grazie a so se voi. vuoi Sì. Anche lasciarci con la lettura di una poesia, anche più di una, dai. più di una. Sì, perché alla fine magari contano più le poesie. Sì. Speriamo. Speriamo. Appunto, visto che ho citato l'amore ai cromosomi, questa la leggo. E qui c'è un io che parla, appunto, tra l'altro. Passo sulla cenere di un fuoco affondato in un cratere di carbone. Qualcuno qui ha incrociato parole, contorni, sospeso al filo dell'alba che avrebbe di nuovo sfoderato la bandiera della boa, la riga dei legni accumulati sulla riva. Seduto qui vicino, sento ancora il tepore della sabbia, il benessere che dà quando è notte. Un corpo più caldo dell'aria e della pelle. Non ho capito niente più di questo. Ho incontrato e scordato molti uomini e donne negli anni. Ne ho visto maturare i figli e i tumori. A volte la stanchezza contenuta nei piccoli particolari apparentemente privi di interesse, come un capo vecchissimo dai colori troppo accesi. Ho un sedile anteriore troppo ingombro per essere, almeno per ipotesi, abitato da qualcuno. Verranno a questa spiaggia uomini e bambini. Rideranno nella luce, senza che un no a tutto questo possa essere un no per davvero. I cadaveri dei granchi, per metà, sono già vento, invisibili e reali, come l'amore, i cromosomi. E poi posso leggere, vediamo, una poesia che parla di questa impermanenza e che dialoga con una musica, perché si intitola Tuesday Wonderland, e Tuesday Wonderland è il titolo di un album e di un brano musicale di un grande pianista che si chiamava Esbjörn Svensson, che dava luogo a. Insomma, era il leader degli Est, no? Esbjörn Svensson Trio. E questa è una poesia ambientata invece a Berna, e spiego brevemente due parole. L'Oberland è la regione, appunto, è una parte del cantone Berna, e la Lengasse è il quartiere dove c'è l'università, quindi solo questo da spiegare. Settembre si direbbe, o forse una mattina di metà maggio, il treno e il paesaggio assopito dell'Oberland contro il fumo rallentato delle fabbriche sullo sfondo. Era il solito percorso da casa alla stazione, 5 minuti, poco meno, prima di prendere la rampa di scale mobili che ascende al cielo grigio-azzurro di Lengasse. Una musica ripetitiva scardinava la catena degli eventi. La signora diretta al suo lavoro, come sempre, il folle barbuto che aguzzava gli occhietti sbirciando il contenuto delle tasche. Un giorno come tanti, probabilmente martedì. Il treno rallentò, le porte si aprirono, le scale mobili ripresero a salire al primo tocco di piede. Le cose restarono tutte quel che erano l'attimo precedente. La luce fu luce, gli autobus autobus, gli aceri gli stessi, con qualche foglia in più. Eppure sembrava lo sapessero tutti, mentre tranquilli aspettavano al semaforo, o carichi di spesa, a piedi o in bicicletta, svoltavano un angolo e non c'erano mai stati. Questo è il paesaggio tipico delle Marche Basse, paesaggio collinare, appunto molto dolce. Ogni collina ha il suo paese, come si vede qui alla mia spalla c'è Fermo, questo qua è Monte Urano, quello è Monte Granaro. Purtroppo, come appunto ha mostrato negli anni 70 Pasolini,
con quel bellissimo documentario che si chiama La forma della città e parla della città di Orte. Anche nelle Marche, in quegli stessi anni, ci sono stati scempi, diciamo così, urbanistici abbastanza notevoli. E in questi due paesi, per esempio, lo si può vedere con questi palazzi costruiti proprio a ridosso del centro storico, che deformano completamente la forma, la vecchia forma dei paesi. C'è anche a Sant'Epidio a Mare questa cosa, la stessa cosa con questi palazzi a ridosso del centro storico. E leggo due testi, appunto, però non legati al paesaggio, che mi sono stati chiesti, e li leggo con grande piacere. Uno si intitola Venere davanti al sole. Venere davanti al sole. La materialità dell'esistenza è cosa certa. Nei pavimenti o sotto i letti, le matasse di polvere nascondono organismi piccolissimi, i quali, al microscopio, rivelano corazze o altre parti di carbonio. Lo stesso del diamante, dell'ematite e dell'isotopo radioattivo C14 che permette di datare l'indatabile. Per cui se guardo Venere, che macchia come un neo la superficie abbagliante del Sole, penso a quanto sia finito l'infinito e viceversa, a quante divisioni per due consente l'uno, l'acaro, l'atomo, il quark. Una poesia invece legata a questo paesaggio potrebbe essere Reperti, che è appunto la prima poesia dell'attimo dopo, e parla di una passeggiata in un sentiero tra questi colli, più o meno. La leggo, è un po' lunga. Nella terra si leggono moltissime vicende, mi accorgo mentre faccio un sentiero di campagna che non avevo più percorso. I tronchi segati al pari del terreno resistono per secoli. Qualche volta riaffiora un oggetto che pare extraterrestre, tanta la distanza che lo separa dal presente. Un giorno, per esempio, ho trovato nel piccolo giardino antistante la mia casa una macchina per cucire in miniatura, ciarpame o giocattolo, nera e scrostata ma del tutto conservata, che a pulirla avrebbe dato un'eleganza demodé ad un mobile antico. Più di rado si rinvengono coriandoli di carta, a volte di giornali pornografici, altre di firme e scritture impronunciabili, slavati dalle bave o rifilati da chissà che mandibola paziente. Io so anche dire dove sono tumulati i miei due cani, bianchi e poderosi, seppelliti da mio padre dopo anni di passeggi serali e di carezze. Chissà cosa resiste adesso di quei corpi, se i lunghi filamenti del pelo o le zanne dei canini, oppure se è come se non fossero affatto transitati in quella terra, stinti del tutto, divorati da insetti che magari avrò schiacciato senza troppa attenzione, non capendo che nel cric di quegli scheletri echeggiava il guaito familiare dei miei cani, la saliva che lasciava minuscoli globi più scuri sul cemento, brevi costellazioni evaporate in un secondo, subito sparite in altre forme, anche loro.